Beyoncé, quanto è sexy, l'outfit Bordeaux. È sicuramente uno dei colori preferiti di Beyoncé, il Bordeaux, la regina della musica lo sfoggia spesso, declinandolo in elegantissimi abiti da sera pieni di paillette o in outfit più casual. Una cosa è certa, a prescindere dall'abito indossato, Queen B è sempre sexy. E non fa nulla per nasconderlo. L'amore per il Bordeaux. In un modo o nell'altro, Beyoncé è sempre al centro dell'attenzione. Per tutta l'estate, ha dominato le pagine rosa con la notizia della sua gravidanza, e poi con la nascita dei piccoli Sire Room. Ma anche adesso, che i bambini hanno ormai 4 mesi, i riflettori non riescono a spostarsi da lei. E il gossip analizza ogni sua mossa. A cominciare dai suoi look. Look che, peraltro, Beyoncé rende protagonisti, la sua pagina Instagram è ricchissima di foto, video e collage in cui sfoggia i suoi outfit, dimostrando come a pochissimi mesi di distanza da quel parto gemellare sia tornata in forma strepitosa. L'aveva fatto qualche sera fa, presentandosi al concerto di Bruno Mars in compagnia di Ye e Zeta, anche questa volta, il colore scelto era il Bordeaux. E l'ha fatto di nuovo lo scorso lunedì sera, condividendo con i suoi 107 milioni di followers una serie di scatti che la ritraggono fasciata in un completo Bordeaux, con la blusa a kimono e il fiocco stretto in vita, a porre l'attenzione sulla sua pancia di nuovo piatta e a sottolineare il seno sodo. I pantaloni, attillati, scendevano sulle sue scarpe a punta rosa color baby, abbinate alle bande del vestito e alla borsetta. Firmato Sammy B, il look è insieme elegante e grazie alle bande laterali dei pantaloni dal taglio skinny sportivo. Ma, soprattutto, è super sexy. Come sexy sono i suoi lunghi capelli mossi, e il rossetto rosso sulla bocca perfetta. Vestita del suo completo Bordeaux, Beyoncé si è fatta ritratti a bordo del suo jet privato, in compagnia di Ye e Zeta. E, col marito, la pop star è anche protagonista delle ultime immagini e degli ultimi video condivisi su Instagram, una celebrazione del 15° anniversario dall'uscita di Bonnie e Clyde. C'erano una volta Bonnie e Clyde e. Non posso credere che siano passati già 15 anni da Bonnie e Clyde. Sei pronto? Andiamo, scrive Beyoncé a commento di un frame del video della sua vecchia canzone. A bordo di una fiammante auto rossa, una giovanissima Beyoncé recitava al fianco dell'adesso marito. E si apprestava a diventare una delle più grandi star della musica mondiale. In quel post, oltre all'orgoglio per ciò che è diventata, c'è tutto l'amore di Queen B per Ye e Zeta. A dispetto dei litigi e dei tradimenti. Fin da quella loro prima collaborazione, all'epoca Beyoncé aveva solamente 22 anni, i due hanno dato prova di avere un grandissimo feeling. Sebbene, solo nel 2008, abbiamo ufficializzato la loro unione. Nell'agosto del 2011, l'annuncio durante gli MTV Video Music Awards della prima gravidanza. Seguirono poi anni intensi, in cui la coppia sebbene abbia cercato di tenere alto il livello della sua privacy fu più spesso bersagliata con voci di tradimenti da parte di Ye e Zeta. Tra speculazioni e verità, perdoni e pentimenti. Beyoncé e il marito non sono mai crollati. E, oggi, paiono più uniti che mai. Come potrebbe del resto Ye e Zeta farsi sfuggire una bomba sexy come Queen B?